So, hello, hi everyone, ciao, ciao a tutti. Facciamo una diretta velocissima sulla carta magica. Scusate che finisco di sistemare qui tutti i miei arnesi, perfetto. Facciamo una diretta velocissima su praticamente la carta magica di Borgiana e Bonazzi. So today, in very, this very short life, I'm going to show you about this magic paper. And because you asked me, as you saw that in my Instagram stories, allora mi avete chiesto che cos'è. Allora, la carta magica io l'ho comprata durante una manifestazione per acquerellisti, e viene fabbricata da Borciani e Bonazzi, e la trovate in vendita penso non solo sul loro sito ma anche su Amazon. Questo video non è sponsorizzato da Borciani e Bonazzi, come vi ripeto, l'ho pagata io e l'ho comprata durante una manifestazione. So, this is a special paper that I bought. This is that I bought in Bergamo a few months ago while I was there for a festival about watercolor, and the brand that makes this paper that I have is Borciani and Bonazzi. But you probably, I don't know if you can find that also by other brands. And okay, so how does it work? Come funziona? We have our brush, prendiamo il nostro pennello, we put into clean water, lo intingiamo nell'acqua pulita e poi, and then as you can see, you can almost paint, okay? E poi potete dipingere. As long as you go on painting, it dries. Man mano che noi dipingiamo, però vedete, asciuga. Quindi praticamente nell'arco di quando probabilmente finirò di parlarvi, questa carta asciuga. Perché l'ho comprata? So, it dries slowly. Why? I decided to buy this kind of paper because it is very useful when you have to compare different brush strokes, or even when you have to exercise yourself because you want to become more confident with one way to use the brush. Allora, perché l'ho comprata io? Semplicemente perché permette intanto di paragonare, per esempio, la quantità di acqua che trattengono i diversi pennelli. Ok, so you have different brushes from different brands, and as you can see, they retain water in a very different way. And then, if you want to practice different brush strokes, e poi ci possiamo esercitare nei diversi tipi di tratti. Quindi possiamo vedere la punta, possiamo fare dei tratti più sottili, per esempio. For example, if we want to paint the sea, these are maybe the waves. Se volessi fare le onde del mare, questi sono i tratti delle mie onde. As you can see, this kind of brush retains a lot of water because it is made of squirrel. And it has a very fine point. So I dipped into water a few just for once, and it's still writing, it's still wet. Come vedete, questo per esempio, se volessi fare le onde del mare, posso sciogliermi il polso con questi tratti. Come vedete, questo pennello è un pennello di vaio, trattiene tantissima acqua, l'ho intinto una sola volta e sta ancora scrivendo. This one is a synthetic brush. But it's also useful, for example, if you want to practice with dry brush work. Va bene anche se vogliamo imparare a fare dei tratti, per esempio, con il pennello asciutto, no? Per imparare a scalfire la carta, perché è anche un po' rugosa. Okay, so you see that you pick up the tooth of the paper, and it's useful for this. So in this way, I don't waste watercolor paper, which is very expensive. I don't use
cheap watercolor paper, so when I have to practice, I really waste money. I mean, it costs me a lot, and also I don't waste color when I want to practice, for example, brushes, particular brush strokes. Also, I don't know, for branches, if you want to paint a branch, anche per i rami degli alberi, se volete fare un po' di dimestichezza. E a me serve questo tipo di carta perché ho deciso di comprarla, perché io utilizzo diciamo solo carta per artisti, e per me comprare della carta economica per fare le prove colore, insomma, è comunque una spesa, e utilizzare della carta di qualità sempre per fare le mie prove è comunque, diciamo, un piccolo investimento, e in questo modo risparmio anche il colore. E se, diciamo, sono fuori allenamento, perché magari da un po' che non dipingo alberi o altro, posso tranquillamente dare sfogo alla mia ai miei esercizi senza paura. La cosa importante è utilizzare dell'acqua pulita, e come vedete si asciuga molto velocemente. So the main thing is to use clean water, and it dries really, really fast. So in this way, as I was saying before, I decided to buy it because I save paper and color, and it is very useful when I have to do when I'm a bit out of exercise and I want to practice particular brush strokes. And otherwise, it's very funny also for free your creativity in a moment when you don't want to paint something really specific. Come vi dicevo, mi serve per risparmiare carta e colore, mi serve per fare i miei esercizi, o semplicemente, diciamo, per fare un po' di esercizio in libertà senza qualcosa di particolare da creare, un po' come scarabocchiare su foglietti, ma si può riutilizzare, insomma, tantissime volte. E io da un po' che ce l'ho e mi piace molto. So, if you have any questions, you can leave your questions or your curiosity. You can ask me if you have something you want to know down in the comments below, or you can write to me on my Instagram or Facebook accounts. Come al solito, se ci sono delle domande, potete lasciarmele o nei commenti qui sotto, oppure mi scrivete su uno dei miei account o Instagram o Facebook. Per oggi è tutto, alla prossima. Ciao! Bye bye!